cari amici di Automoto TV, eccoci giunti all'ultimo dei nostri collegamenti dall'Automoto d'epoca Padova 2016, qui dallo stand del gruppo PSA. Vi presento subito gli ospiti di questo ultimo collegamento. Alla mia sinistra Giovanni Mancini, direttore di Elaborare ed Elaborare Classic, di cui parleremo oggi. Alla mia destra Patrizio Zaccarelli, responsabile comunicazione di Ruote da Sogno. E comincerei proprio da te, Patrizio, perché Ruote da Sogno è un po' la grande novità del settore dell'auto, della moto d'epoca. Vuoi raccontarlo proprio tu direttamente? Noi siamo stati vostri ospiti qualche settimana fa per questa grande inaugurazione di questo posto incredibile che in Italia mancava. Sì, Ruota da Sogno è una bella sfida di Stefano Aleotti, grande appassionato di auto e moto d'epoca, che ha inteso offrire agli appassionati la possibilità di tornare a cavalcare le moto che hanno fatto e hanno scritto varie epoche del Novecento. All'interno di un grande contenitore a Reggio Emilia, noi oltre 6.000 metri quadrati. Oltre 6.000 metri quadrati di moto e di auto d'epoca. Si tratta e molto altro. Sì, si tratta di un hangar dove custodiamo gelosamente queste bellezze che sono poi tutte in vendita, oltre naturalmente ad un parco auto di auto classiche che è in forte crescita. L'idea è quella di mixare le eccellenze del nostro territorio insieme ai motori e agli spettacoli, quindi è qualcosa che va anche a soddisfare l'aspetto ludico del nostro business. Quindi si può mangiare, ci sono degli eventi, ci sono degli spettacoli. Assolutamente. Ovviamente sì. Ci sono le officine di restauro. E poi la cosa che mi ha colpito, e lo vedete anche nelle nostre immagini, è questa enorme quantità di moto. Le auto, come ho detto, sono di meno, ma stanno crescendo come numero. Ma questa enorme quantità di moto pronte alla vendita, con il cartellino, una cosa che in Italia non si era mai visto, il cartellino con il prezzo. Sì, questo è un altro aspetto del nostro business che abbiamo inteso rafforzare, in quanto finora il mercato era fatto da collezionisti e da restauratori e il prezzo subiva sempre comunque delle variazioni. Era quasi tenuto nascosto, no? Esattamente, un po' era considerato, diciamo, sulla base della domanda e dell'offerta. Noi riteniamo tantissime collezioni, perché oggi stiamo assistendo ad un problema generazionale dei grandi collezionisti, che non tutti per fortuna non sono riusciti a trasmettere questa passione ai propri figli, e questo fa sì che seppur con grande dispiacere intendono offrire ad un operatore come noi la possibilità di recuperare queste bellezze e di rimetterle in circolo. Anche perché vogliamo dire, vendere una collezione, soprattutto una collezione importante fatta di molti mezzi, è un vero e proprio lavoro, richiede competenza, professionalità, insomma si parla spesso anche di valori importanti, non è un lavoro facile che possono fare tutti se non hanno tempo, preparazione, competenza. Assolutamente, io dico sempre che siamo un po' tutti vintage in azienda, nel senso noi per l'età, ma fondamentalmente anche i nostri meccanici che vengono da esperienze e da percorsi con grandi case motociclistiche, per cui sono casomai in pensione, ma sono degli esperti formidabili e ci supportano nella scelta, grazie anche a dei commerciali che sono dei veri e propri autorità in materia, sia per l'auto che per la moto. Quindi questo è un gruppo, è un team formidabile, ritengo, che si muove all'interno di un mercato che sta cambiando e che noi stiamo cercando di cambiare. E come Ruote da Sogno, Giovanni Mancini, interpreta un vero e proprio cambiamento, una rivoluzione che avremo poi modo di approfondire, perché veramente sta cambiando il modo di percepire la passione per la moto. Torniamo a Ruote da Sogno. Patrizio, siete qui ad Automoto d'epoca Padova, che è diventata, l'abbiamo detto in questi giorni qui dal nostro studio, è diventata la rassegna motoristica per eccellenza d'Italia, non soltanto legata alle due ruote, alle quattro ruote d'epoca, ma anche al prodotto. Sta diventando il vero salone italiano.
Sì, noi abbiamo puntato molto su Auto e Moto d'Epoca di Padova, abbiamo una galleria interamente dedicata alle moto d'epoca, dove abbiamo in pratica ripartito due grandi aree, quelle degli anni 70 e quelli soprattutto le giapponesi, le Yamaha, Suzuki, Kawasaki, eccetera, Honda, e un'area dedicata invece alle bellezze prima della guerra, compresa la più antica Vespa oggi esistente sul mercato. Ci tengo a precisare che anch'essa è in vendita. L'aspetto caratteristico è che tutto quello che voi portate nelle manifestazioni sono oggetti straordinari, sono belli da vedere, da conoscere, ma sono sempre in vendita. Questa è una caratteristica importantissima. Assolutamente. Abbiamo infatti in esposizione la numero 3, che è uscita dalle fabbriche di Pontedera nel 1946, che acquista un particolare valore proprio in virtù del settantenario della Piaggio che ricorre quest'anno, ed è oltre ad altre chicche come una MV750 Super America di Giacomo Agostini, un'altra di Ducati 900 Desmo di Mike Aylward e altre bellezze che insomma oggi sono veramente rarissime da trovare. Pensate che si può veramente portarsi nel proprio garage non solo dei mezzi straordinari ma anche un pezzo importante della grande storia del motorismo mondiale. Questo aggiunge valore, non lo toglie, ma aggiunge valore alla passione per i mezzi. Ci ringrazio particolarmente Patrizio Zaccarelli, responsabile comunicazione di Ruote da Sogno, che ci ha dato una prospettiva ancora nuova, ancora diversa, ma torneremo poi a occuparci di voi perché veramente rappresentate talmente un caso a parte, un qualcosa di straordinario che non si era mai visto in Italia, ma io credo quasi che non abbiate rivali neanche a livello europeo, e quindi torneremo sicuramente a incontrarvi perché avete tante cose da raccontare e da raccontare agli appassionati e anche ai non appassionati di questo mondo, perché lo diciamo sempre, l'auto, la moto d'epoca, la cucina, le eccellenze del nostro territorio sono un patrimonio di tutti. Grazie per essere stati con noi da parte di Carlo Braccini e appuntamento ai prossimi programmi di Automoto TV.